Assistito da una vistosa bottiglia verde, come fosse al torneo ippico di Piazza di Siena, il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Giovanni Varra, ha guidato i lavori di un'aula chiamata a pronunciarsi su due punti all'ordine del giorno, l'assestamento di bilancio 2024 e la modifica al regolamento sulle commissioni consiliari. Aperti i lavori con l'inno d'Italia, a Campobasso funziona così, e dopo aver scandito in maniera stentorea il sì finale, che nell'inno di Mameli nemmeno ci sta, i consiglieri hanno proceduto ordinatamente all'esame delle questioni, non prima che a prendere la parola sia stata la sindaca. Maria Luisa Forte ha annunciato il taglio della propria indennità mensile, devolvendo ogni mese 1000 euro al settore sociale. Poi ha dato conto delle deleghe assegnate agli assessori e ai consiglieri, accendendo così le polveri delle opposizioni. Deleghe improprie sul piano politico e al limite della normativa su quello giuridico, hanno detto. Un'anomalia. La norma nazionale prevede che nei comuni sopra i 15.000 abitanti l'indicazione del vice sindaco venga attribuita a consigliere eletto. Nello caso specifico il nominato vice sindaco non è stato eletto al primo turno, non sarebbe rientrato in consiglio e non c'entra nulla che poi è rientrato perché altra consigliera eletta, nominata assessore, ha ceduto a lui il posto. Ma c'è tanta confusione perché ecco questo accrocchio, perché non si può chiamare più accordo politico, ha previsto anche diversi consiglieri delegati. L'articolo 19 del regolamento prevede che i consiglieri siano delegati a fasi di studio, invece oggi abbiamo assistito in aula ad un consigliere delegato, la consigliera Panichella, che ha svolto, secondo lei, le funzioni di assessore al bilancio. Maria Luisa Forte respinge al mittente le critiche. Ho operato, dice, nella più assoluta trasparenza e nel solco della normativa. Non ci sono sovrapposizioni nella giunta, ma c'è stata una ripartizione. Noi abbiamo, se ci sono 7 assessori, sono consentiti 9 assessori e lo prevede appunto la legge, non è stata una scelta né di me come mia come sindaca né della maggioranza. Le deleghe ai consiglieri sono previste dall'articolo 31 dello statuto del comune di Campobasso, in realtà le deleghe restano in capo al sindaco che ha appunto ha un'assistenza, una collaborazione da parte dei consiglieri. Lei stamattina esordì in consiglio comunale stabilendo che una porzione della sua indennità andrà verso il sociale. Sì, ho stabilito che 1000 euro della mia indennità ogni mese verranno destinate a un capitolo del bilancio del comune, le politiche sociali, in particolare i patti sociali a cui tutti noi teniamo proprio per sostenere le persone più fragili. Ad intervenire con un discorso deciso e robusto è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Pilone, che, commentando la manovra di assestamento del bilancio, ha scoperto le carte sul trasferimento della scuola Dovidio a Selvapiana. Si va ufficialmente in quella direzione. Oggi con l'assestamento di bilancio, che vorrei ricordare è un documento contabile di estrema importanza, si sancisce comunque lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di accensione di mutuo per la scuola Ponte a Selvapiana. Quindi anche con il voto presumibilmente del cantiere civico, quindi del gruppo che faceva e fa capo al consigliere avvocato Pino Ruta, oggi si approva questo assestamento di bilancio prevedendo che si faccia la scuola Ponte a Selvapiana, nonostante una campagna elettorale dove il cantiere civico ne ha dette di tutti i colori e nonostante un bando esplorativo che l'amministrazione Forte, tanto per far vedere e tanto per accontentare i colleghi del cantiere civico, ha fatto, ma senza nessuna conseguenza in termini pratici.